Allora, bentrovati, bentrovate. Intanto ringrazio un tot di persone, a partire dalle biblioteche civiche torinesi, Stefania Marengo, Stefania Bellitti, la libreria Gulliver. Ringrazio Sara Garagnani e Ad Editore, tutti presenti. E questi ringraziamenti sono per l'organizzazione dell'incontro, per l'amicizia, per la fiducia, per gli spazi offerti in ordine sparso. Fate voi, io purtroppo quando parlo tendo a perdermi un po' ed è il motivo per cui mi porto una scaletta, come le persone che frequentano le lezioni sanno bene, dove ho dei riferimenti, poi vogliate perdonarmi, ma a 33 anni la memoria gioca dei brutti scherzi, quindi mi capirete e mi perdonerete per questo. Allora, io e Sara avevamo appunto deciso di dedicare un po' più spazio al laboratorio perché ci sembrava un'occasione diversa rispetto alla tipica presentazione di un libro, che ora faremo, ma faremo in maniera più semplificata, più come fosse una chiacchierata fra amici, va bene? Cercherò di non essere verboso, perdonami Sara, farò una breve introduzione in questo. Sara Garagnani, che è illustratrice, art director, okay, di Bologna, 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 è inserita nel collettivo Amigdala per la creazione di installazioni, performance e per la comunicazione. Amigdala è un'associazione collettivo. È un collettivo, quindi formalmente è diventata associazione APS, però sì, è un collettivo che riunisce diverse figure perché c'è una teatrante, una musicista, un architetto, un urbanista, io che disegno, qualcuno che scrive, ed è un magma in realtà, quindi c'è un cuore, diciamo, che fa la maggior parte delle attività, ma poi nascono o arrivano progetti molto variegati, quindi è difficile dire che Che cosa cosa fa sia, ok. e che cosa ci fai tu quando vieni. Neanche quello So che cura dei progetti di reimmaginazione collettiva della città, almeno quello sì, che. anche di attivazione di processi di comunità nelle zone magari meno non più degradate o più periferiche, però magari Periferiche. dove i servizi sono carenti e magari anche il modo in cui sono stati nel tempo, hanno subito le stratificazioni della progettazione, ha fatto sì magari che non ci fossero più degli spazi comuni, e che sembra poco a dirsi, ma in realtà crea un modo di stare nello spazio completamente della città e di vivere la città in un modo completamente diverso. Beh, lo viviamo anche a Torino, effettivamente, sappiamo bene. Tu fai anche parte del New York Independent Film Festival dal 2017, correggimi se sbaglio. Sì, è un festival di soprattutto cortometraggi, non solo, poi nel tempo si è un po' ampliato, e di produzioni indipendenti, quindi è proprio dal basso, dal meglio, dall'alto, da tutte le parti arrivano questi progetti di film che vengono valutati da una giuria molto eterogenea e quindi che non puoi affezionarti troppo a una categoria, tipo io mi ero Ok. molto affezionata alla categoria animazione perché arrivavano dei lavori incredibili, anche molto diversi come approccio, molto liberi anche dalle leggi del mercato, quindi molto interessanti, però non si può sempre scegliere. Quest'anno erano i lungometraggi. Chiaramente non si può Sì. sempre scegliere. Nel febbraio 2002 pubblichi con Ad Editore questo romanzo che si intitola Moore, storia per le mie madri. Da te pensato, illustrato, scritto, quindi è un progetto a tutto tondo, insomma. Chiaramente fai un sacco di cose, ma questa è appunto la più recente, il motivo per cui siamo qui. Vi leggo adesso una breve descrizione per orientarci in quello che è appunto il romanzo, poi faremo un attimo una chiacchierata. La descrizione in questione è la seguente. Moore è un affresco familiare che si estende attraverso la storia di quattro generazioni di donne, tra Svezia e Italia. Con il dipanarsi delle vicende, l'autrice racconta come i traumi non elaborati si possano trasmettere di generazione in generazione, di madre in figlia, come un testimone che passa di mano in mano. Sara Garagnani racconta questa ereditarietà ripercorrendo la storia della sua famiglia, dalla nonna Inger alla madre Annette,
fino a se stessa in un ciclo di emancipazione e ricaduta tratteggiato con lucidità ma anche con sincero affetto. Un romanzo qui indicato come riflessivo, sicuramente intimo, si parla di amore, lo si fa attraverso la presenza e l'assenza in una sorta di alternanza tra un po' come vedevamo prima, un po' tra il pieno e il vuoto. Concedimi se ovviamente se per te è una interpretazione errata. Sì. Ok. Il pieno e il vuoto è percepito soprattutto con i sensi e con l'emotività dell'infanzia. Immaginiamo di tornare un attimo bambini e di essere trascinati, ok, in balia degli eventi, trasportati dall'acqua. L'acqua può essere calma, può non esserlo, e nelle profondità dell'acqua spesso scompaiono delle cose. Queste cose con buona probabilità faremo fatica a ritrovarle anche da adulti, ma qui, in questo romanzo, abbiamo un'indagine. Un'indagine indubbiamente coraggiosa, che riguarda il presente e il passato. E quindi io ti chiedo qui, Sara, perché fin dal titolo tu dici Moore, storia per le mie madri, non delle mie madri. C'è un motivo in particolare per cui fai questa distinzione? Beh, sì, in effetti quando il titolo mi è arrivato verso la fine, l'ho cercato molto durante ma non riuscivo a trovare. Poi appunto c'era questa parola, Moore, non l'avrei mai chiamato in italiano madre, non mi sarebbe mai venuto da usare la lingua italiana e chiamarlo madre, mi sembrava, non lo so, troppo. Troppo, o sì, forse troppo, non lo so. E quindi invece quella parola cellula frattale, Moore, per me era perfetta, però non avevo bisogno di un sottotitolo, che è venuto subito, e strano così com'è, perché effettivamente subito anche alle prime persone a cui avevo fatto dare un'occhiata al libro rimanevano un po' perplesse, perché questo storia per le mie madri, poi questo madri plurale, quindi c'era questo doppio elemento che creava un po' di così, un po' di smarrimento. In realtà quel per me era fondamentale, perché non intanto per il movente era una dedica, era una restituzione di un punto di vista che non è detto che sia assolutamente la verità, ma che è semplicemente il mio, come parte di un organo umano più grande del mio solo corpo, ma fatto di tanti corpi che sono quelli delle persone che mi hanno, da cui provengo. E quindi era più che altro questo, segnalava questo movimento, che è poi il movimento che mi ha portato a fare questo libro, che era quello di riconsegnare uno sguardo. E questo è il motivo del per, quindi sia per in un senso di dedica e sia in un senso di gesto verso. E non avrei mai potuto dire del, perché del implica se non altro pensare di poter sapere abbastanza da poter definire le cose, che è una cosa che credo di non potere io, e forse in pochi possono, quando si tratta della vita degli altri, indipendentemente dal fatto che tocchi anche la nostra. E quindi è molto legato al punto di vista, ecco. Quindi quel per me è stato fondamentale, che ha reso il sottotitolo un po' bizzarro all'inizio, ma che poi effettivamente nel tempo sono molto convinta e felice di essere riuscita a tenerlo, ecco. Hai chiarito molto bene questa distinzione. Tra l'altro tu parli un po' svedese o...? Poco, pochissimo. Okay. Io ho la mamma svedese, che è arrivata, che era molto giovane, in Italia, felicissima, quindi tutta la famiglia si è trasferita a un certo punto, poi dopo lei ha incontrato mio padre. Però diciamo che normalmente quando, spesso insomma si ama passare la lingua, la propria lingua ai figli, no? E quindi nel mio caso io la mia lingua madre è la lingua del padre, quindi c'è un po' un aggroviglio. E in realtà mia mamma che è sempre stata molto legata al paese, molto affettivamente, allo stesso tempo è come se probabilmente per separarmi da qualcosa che è stato un suo vissuto difficile, ha identificato nella lingua
un elemento che potesse interrompere questo transitare di contenuti, di emozioni, di significanti, probabilmente di elementi non del tutto compresi, e quindi non ha proprio mai voluto, cioè io da piccola volevo impararlo perché volevo parlare con i cugini anziché andare a segni, ma non c'è stato verso, e credo che fosse un suo modo per separarmi dalla sua storia, non dal suo paese ma dalla sua storia, sì. Quindi no, lo capisco, lo riconosco, capisco delle cose, ma non lo parlo fluentemente. Ok, quindi Moore l'ho pronunciato bene o... Moore, perfetto. Perfetto. Sì. E a proposito di segni, visto che parli di segni, è molto curiosa la copertina di questo romanzo. E tu usi tutta una simbologia che tra l'altro troviamo anche sul fondo come leggenda, e mi è sembrato in realtà che anche nel libro ci siano un paio di casi in cui utilizzi ad esempio dei segnalini lungo una cartina, quindi sei molto attratta dai segni, dai segni in generale, mi viene da dire, che significato gli dai e come mai la scelta di questa copertina? Ah, la scelta della copertina è stata come il titolo, è arrivata questo disegno che è una... Perché strada facendo mentre stavo lavorando al libro, avevo ripreso alcuni testi, alcune ricerche sui popoli Sami, sui Lapponi, che sono quel popolo nomade che vive nel nord, Svezia, Scandinavia, Finlandia, anche un po' di Russia. E non tanto perché c'entrasse, cioè ho una trisavola Lappone, però dalla parte del nonno, ma non tanto perché c'entrasse col libro, però era un modo, non so, mi è venuto da ricercare quel tipo di contenuti, e quindi avevo ritrovato questo alfabeto di segni, quindi queste figure molto sintetiche, questi simboli che venivano usati, vengono forse poco adesso, ma venivano usati dai Lapponi per decorare quello che era lo strumento per il che portava il benessere secondo loro, quindi comunità nomadi, quindi in pratica è anche la Lapponia o comunque quella zona ha delle città fisse per esempio, ma il punto era che la città erano le comunità, quindi erano le persone in movimento che creavano la città, le relazioni, non tanto i monumenti o gli edifici. Allo stesso modo avevano tutta una serie di organizzazione della società e del modo in cui vivevano molto particolare. E la figura che si occupava del benessere della persona, dove per benessere intendevano pari merito corpo, mente e spirito, era questa figura che possiamo dire un po' tipo quella dello sciamano. Uno sciamano. Lui. Che usava come tanti strumenti, tra cui però quello che secondo loro funzionava su tutti e tre i piani dell'universo, così, della vita umana così come la concepivano, era il tamburo e la voce. E questo tamburo veniva decorato via via nel tempo dallo sciamano con questi simbolini, non facendolo tutto in una volta, costruisco il tamburo e lo dipingo e poi lo uso, ma rimaneva un po' vuoto, poi man mano succedeva qualche cosa, veniva aggiunto un simbolino. Era una storia a tutti gli effetti. Raccoglieva in pratica la storia di quella comunità, raccontandone magari degli eventi forti, se c'erano stati, dei desideri, quello che faceva stare bene quella comunità. O quello che poteva essere problematico rispetto a cui stare attenti. Quindi non esiste un tamburo uguale a un altro, perché ogni comunità aveva la propria storia. La maggior parte dei simboli sono codificati, quindi nel tempo si è creato proprio un alfabeto, ma anche c'erano dei neologismi, cioè dei neosimbolismi, nel senso che magari succedeva qualche cosa che aveva bisogno di trovare un nuovo nome, e quindi... nel tempo si vede proprio il fatto che si creavano via via simboli associati a dei significati differenti, e quindi siccome verso la fine del libro poi sono disegni che non sono entrati, ma io avevo immaginato, ero arrivata alla fine che avevo immaginato un libro sulla mia linea materna per le mie madri naturalmente, quindi
Ad un certo punto ho pensato, ma se avessimo 7 anni tutte insieme nello stesso momento, cioè se ci incontrassimo in un modo assurdo forse, ma tutte bambine, prima che succedessero le cose, prima che delle cose venissero fatte, prima che delle cose venissero ricevute, quindi proprio in quell'età innocente, come sarebbe il nostro tamburo? E quindi questo è il tamburo che ho immaginato fosse il nostro. Mi stai dando anche un'ispirazione per un lavoro da portare poi a lezione. Ok, spesso quando noi creiamo qualcosa che si tratti di un'opera visiva, di una canzone, di una musica, qualunque tipo di espressione creativa, si instaura un dialogo tra noi e l'opera e successivamente tra noi, l'opera e chi ne fruisce, quindi col pubblico, con le persone che abbiamo intorno. E qui in parte mi hai anche già risposto, però ti chiedo effettivamente c'è stato un momento prima o dopo la realizzazione effettiva del romanzo in cui ti sei detta raggiungerà determinate persone, un certo tipo di persone e magari lo faccio anche per loro oltre che per le tue madri chiaramente? Sì, questa è una cosa che mi sono chiesta tantissimo e che era collegata al senso di farlo. Nel senso che io non, diciamo che non sarei il tipo che amerebbe mettersi così in mostra se potessi evitarlo. Diciamo che mi è capitato un tipo di contenuto, di vissuto, anche vissuto io e visto vivere, che mi sembrava valesse la pena di condividere. Quindi diciamo che anzi delle due per me è stato un po', ho pensato di cambiare tutti i nomi e di togliermi completamente da quella posizione perché non era una posizione che andavo cercando, però poi alla fine insomma era una questione anche di autenticità e anche di mettercisi fino in fondo, quindi non volevo tirarmi indietro. Mi sono chiesta se potesse essere, non dico utile, ma qualcosa del genere, non è utile forse la parola. Però magari che potesse essere un incontro, ecco, okay, tra chi legge in quel momento e chi scrive, non dico in relazione a una solitudine quando ci sono delle situazioni difficili, ma qualcosa del genere. Beh, io vi faccio questa piccola digressione, vi confesso che, come ho detto a Sara, perché noi ci siamo sentiti via call anche con Stefania, un po' per immaginare il laboratorio, un po' giustamente data la distanza, e qualche giorno fa le ho proprio detto che ho avuto una sorta di imprinting con il libro nel momento in cui mi è stato consegnato, eravamo in libreria alla Gulliver, e sfogliando le pagine, sfogliando le tavole, ho sentito come una sensazione, come se qualcosa mi stesse chiamando dal libro. E quindi ho fatto questa cosa qui, un po' di abbracciare, ok? Di abbracciare il romanzo, ed secondo me è un po' un abbraccio indiretto, in questo caso all'autrice, ma è quello che facciamo sostanzialmente quando lo facciamo un mucchio di volte, quando ascoltiamo un certo tipo di musica, quando leggiamo un testo, quante volte anche di autori magari di epoche passate, e c'è questo incontro, c'è qualcosa che risuona in noi. Quando questo qualcosa risuona, ci sentiamo compresi e allo stesso tempo comprendiamo, ok, l'autrice o l'autore, è sempre premesso che non dobbiamo avere la pretesa di comprendere appieno, perché certo, poi sai sì, bene. Sì, e niente, questo è curioso, ma effettivamente rispecchia anche un po' quello che dicevi te. Personalmente, dopo aver letto questo romanzo, ci sono tante cose che mi hanno toccato e in questo senso è anche una storia per me. Dunque, questa storia si apre con delle tavole che io definirei un parte surreali, ma comunque molto significative, e lo fa con queste parole. Ci sono inverni in cui la neve arriva passando attraverso le maglie larghe di un cielo scucito che si slabbra, e tu usi subito qui l'immagine della cicatrice, che è una figura potente e che personalmente con me ha comunicato a livello intimo, ok? E così come sono, citazione, invisibili all'inizio le ferite, stando a quello che tu porti di Edmond Jabet all'inizio. Sì. Mi viene anche da dire che molte cicatrici, al di là delle ferite, per quanto siano più visibili nel tempo, restano comunque spesso nascoste, a volte perché non le vogliamo vedere, a volte perché non riusciamo a vederle.
Ok, col passare del tempo diventa anche molto più complicato, però è necessario, questo è un mio giudizio, ok, un mio parere, è necessario a volte aprire queste cicatrici per andare a, anche a fare un'indagine eventualmente su di sé e sul passato. E, che cosa pensi riguardo a questa figura che hai utilizzato? E se posso chiederti, se ti va di dircelo, come mai si apre il romanzo proprio assieme a questa cicatrice? Ma in quel momento, guarda, faccio l'analisi di me stessa posteriori, perché è stato molto istintivo aprire con quell'immagine. Di fatto la ferita si apre, parla e inizia il libro. E quindi non è tanto che le ferite debbano per forza essere chiuse, ma dipende come vengono chiuse, perché se tipo due lembi, un taglio viene chiuso malamente ma qualcosa rimane dentro, poi diventa inquinante o infettivo, per esempio. Quindi il punto è che non è tanto sull'estetica della chiusura, ma anzi delle due, sul fatto che quello che poteva liberarsi si sia liberato il più possibile, insomma. Quindi questo nella mia visione rispetto all'incipit del libro, questa poi ferita, che in realtà è un taglio nel cielo, che non è qualcosa che sia tagliabile, quindi è totalmente anche fuori da una misura della tangibilità della carne, è un reale poco reale, diciamo, che però in effetti poi dà l'incipit proprio di questo slacciamento, dove ad un certo punto piuttosto la decido di faccio la fatica di scucire qualcosa, perché c'è qualcosa che andava detto e non mi preoccupo dopo di ricucirla. In questa versione, diciamo, in questa mia storia, la ferita scompare. Quindi non era una cosa che si sapeva prima, naturalmente, è una cosa che si incontra via via. Quindi sì, il punto non era tanto proprio il fatto della riapertura, non era perché l'obiettivo fosse la chiusura dei lembi, ma che fosse che avessero detto quello che dovevano dire. Di qualcosa che era rimasto un po' magari indigesto. Sì. E allora qui mi aggancerei a questa parte per parlare un po' anche dello stile grafico. Mm-hmm. Ok, faccio una breve osservazione riguardo a quello che è il graphic novel nello specifico, ma anche in generale. Quello che secondo me può anche passare come ostacolo alla fruizione di un format simile, perché magari non tutti sono abituati, sono avvezzi a questo tipo di format, quello del fumetto, del graphic novel. Quello che può passare per un ostacolo, in verità trovo che svanisca molto rapidamente, perché qui in questo romanzo in particolare abbiamo una profondità narrativa accostata all'immediatezza visiva, all'immediatezza dell'immagine. E vi dirò di più, vi dirò che se io avessi letto lo stesso testo, la stessa storia, attraverso soltanto delle parole, sono certo che non mi sarebbe arrivata a questa maniera, in maniera così profonda, viscerale. E quindi sicuramente questo può essere un'ottima congiunzione anche di persone, di pubblici molto diversi, anche per cominciare magari ad avvicinare chi si fa un po' intimorire dall'immagine in questo senso. Questa ovviamente è una mia impressione. E, a proposito appunto di stile grafico, volevo chiederti come hai lavorato dal punto di vista della grafica e dell'impaginazione, e che rapporto c'è fra le emozioni dei personaggi e la complessità di alcune tavole, perché alle volte è capace anche di invertire le misure. Moore, abbiamo a volte dei momenti, dei passaggi molto spensierati e poi delle tavole molto complesse che sembrano avere più chiavi di lettura, più livelli di interpretazione, quasi da doverle discendere. Ok, come hai lavorato in questo senso? Allora, appunto, siccome credo che si siano creati diversi strati, è anche un libro che io, appunto, come dicevo prima a qualcuno che me lo chiedeva, se compattassi tutto il tempo l'ho fatto in 7-8 mesi circa. In realtà sono questi 7-8 mesi sparsi in 6 anni,
quindi passando anche, tipo c'è stato proprio un biennio che proprio non l'ho toccato, cioè non è che ci lavoravo da lontano, ma semplicemente poi c'era poi la vita che ci pensava, come si suol dire, e quindi credo che l'effetto, se c'è una forma di stratificazione, delle volte a doppia mandata, tra le parole e l'immagine, sia legato anche al tempo e al deposito che ha preso. Forse se l'avessi fatto tutto in una volta, di botto, forse non ci sarebbe stato quell'elemento. Ma io quindi posso parlare di quella che è stata la mia intenzione? Assolutamente. Che era quella di costruire man mano questi dei livelli espressivi, tant'è che la seconda parte, che è un po' più breve della prima, è forse più densa come a livello di contenuto, ma perché c'è una prima parte in cui avevo già seminato delle cose e quindi con l'immagine un attimo richiamare qualcosa che avevo già narrato prima, se c'era un elemento iconico, riconoscibile o simbolico che tornava e che richiamava una situazione. Quindi sono arrivata alla fine che, strada facendo, dall'inizio in poi avevo così disseminato tutti questi fili, questi per me erano proprio dei discorsi che poi alla fine vado a riprendere e a ricucire in qualche modo, quindi è quello che si ricuce forse per me, il discorso, sì. Non la ferita. E questo credo sia stato possibile perché c'è stato questo disseminarsi. Poi avevo molto la paranoia della ripetizione e di essere pesante, questo posso dirlo. Me l'avevi anche accennato. Sì, e non volevo essere ridondante nei significati, quindi questo mi ha chiesto di lavorare molto sulla sintesi per me, non tanto di quello che dicevo con le parole da solo o con i disegni, ma proprio con quello che per me era la parte sia di significato sia logico che poetico associata a ogni esperienza che racconto, e quindi probabilmente la combinazione di questo procedere per strati e non volere essere ridondante, ma chiesto di essere più, forse rispetto a quello che potevo essere, mi sarebbe venuto spontaneo essere più precisa nel dire delle cose, quindi dopo che le ho dette potevo affidarmi al fatto che se ascoltata poi sarebbe stato compreso, quindi è stato anche un po' una rinuncia a essere sicura che fosse tutto chiaro, ecco. Okay. Che è stata una grande conquista. Sì. Come autrice per me è stato, e devo dire che mollare, ti sei, lasciare, ti sei sbizzarrita molto. Sì, in alcune parti sì, ci sono delle tavole veramente molto molto particolari, ma per questo vi invito poi a sfogliare e a capacitarvene, anche perché appunto questa presentazione tra l'altro vuole anche essere un modo per non addentrarsi troppo, okay, nella storia, troppo nei dettagli, ma un modo per lasciarvi, se possibile, la curiosità di scoprire da voi, scoprire i segreti, trovare anche delle chiavi di lettura più personali, mi verrebbe da dire. Ora, abbiamo detto che Moore è una storia d'amore, in tanti sensi diversi. Qui rientrano sicuramente la fiducia e il tradimento di questa, che comporta dinamiche che poi noi ritroviamo effettivamente nei rapporti interpersonali, nei gruppi, nelle coppie e in tante altre circostanze. Molte di queste dinamiche nascono effettivamente all'interno di un nucleo familiare, quando siamo più vulnerabili e magari meno consapevoli di quello che accade attorno a noi e di quello che accade in noi. E tu dici a un certo punto, per guarire servono testimoni che prendano posizione. E allora volevo chiederti quanto è importante per te la presenza di qualcuno che a un certo punto ci tenda una mano, ok? E se secondo te, se è possibile guarire in qualche maniera da quel sentimento di sfiducia che talvolta si radica in noi? Domandone. Lo so. Sì, queste sono proprio domande molto importanti, ecco, questo certamente. Ma è chiaro che, allora, dal mio punto di vista, insomma, per quello che è la mia esperienza, il tema della sfiducia in generale è legatissimo al materno. Non perché il papà e il padre non abbia una funzione di legato alla fiducia, ci mancherebbe, ma perché la relazione con la madre è quella che ci dà l'imprinting della relazione d'amore,
nella sua, diciamo, cellula base, o almeno quasi sempre. Fin da quando siamo nel grembo materno. Sia così. Quindi è chiaro che, essendoci una storia anche di violenza delle madri sui figli, che è qualcosa che è anche un grandissimo tabù, è anche qualcosa quasi di, che è qualcosa di mostruoso, quasi, lo prendo in generale, non tanto rispetto a questa storia, ma a qualcosa di mostruoso, quasi qualcosa di contro natura, a qualcosa che proprio per questo lascia intendere che ci possa essere, nei casi di violenza delle madri sui figli, sia di tipo fisico, psicologico, in tutte le forme che la violenza può avere nelle relazioni, lì dove c'è chiaramente di base una relazione di potere, di differenza di potere, perché finché si tratta di relazioni madri figli piccoli, naturalmente, ed è chiaro che quando siamo piccoli, siamo in balia, siamo nelle mani degli adulti che ci crescono, non siamo in grado di essere indipendenti, di provvedere alla nostra sicurezza, salute, al cibo e a tutto quanto. Quindi è chiaro che l'universo di riferimento e il mondo esemplare di riferimento è quello dei genitori. E quando la madre usa violenza è come se andasse a incrinare la base di quell'imprinting relazionale, quindi in effetti è molto difficile, si dice, si ritiene, si scrive, si pensa che chi subisce questo tipo di offesa primordiale, diciamo, in un momento appunto di totale innocenza, faccia poi fatica a ricucire non tanto, non solo quella relazione, ma a concepire come libero e aperto e fiducioso e sano qualunque incontro con l'altro, proprio perché è lì che si crea la base. Quindi questo significa, e arrivo a risponderti, che secondo me il fatto di vedere questa situazione in qualunque poi forma poi per ognuno possa essere, consente lì di andare a, non dico guarire, perché magari non è questione di guarire, ma di riscrivere, e lo riscrivi attraverso l'amore per te, riscrivendo quello apri. È un lavoraccio, tutto, eh? Sì, è abbastanza un lavoraccio, cioè nel senso è sicuramente è difficile, perché io non ho vissuto, cioè ho vissuto una cosa magari diversa rispetto a quella alla storia, all'esperienza principale che racconto, però gli echi li ho sentiti forte, quindi è difficile, perché è proprio difficile anche concepirlo, e c'è anche una questione, anche non solo una questione di vista, perché noi vediamo un paesaggio, ma se il paesaggio in cui siamo cresciuti è fatto in un certo modo, noi magari certi colori non li conosciamo, non perché non siamo capaci di vederli o non saremmo capaci di riconoscerli, amarli, ma perché dobbiamo prima incontrarli. Quindi è proprio tanto una questione di incontro. E c'è anche un equilibrio strano, mi viene da pensare, nel momento in cui, cioè, da un lato magari abbiamo, come tu dici, delle violenze, ma dall'altro potrebbe esserci una condizione di troppo preservare qualcosa che ti crea poi quasi un'illusione della realtà. Ma, certo, poi quelle sono situazioni anche che sono proprio appunto difficili da vedere, difficili da riconoscere, e poi accettare che chi ti ha messo al mondo forse non ti ama è una cosa insopportabile per un bambino, nel senso delle conseguenze le avrà, questo è un po' cioè un po' assurdo pensare che non sia così, e quindi bisogna occuparsene, cioè il punto è occuparsene, non chiudere tutto in una cantina o esatto, sperare che da solo evapori, perché non succederà mai probabilmente. Esatto, e qui parliamo allora di segreti, perché ci sono anche quelli. E tu dici che finché non diamo un nome appunto a questi segreti, ci restano addosso e ci restano invisibili, ok? E c'è un passaggio che io personalmente ho amato molto, cercherò di non fare troppi spoiler, però c'è la descrizione di un paio di tavole che recita questo. Allora, urlai tutto quello che non potevo più contenere, fino a farmi schegge. Dopodiché,
abbiamo un personaggio che dà forma, ok, si materializza un po' il magone, parliamo del magone, che non è un grande mago, ci tengo a precisare, è un po', vabbè, il termine che generalmente usiamo per un'afflizione, un peso sullo stomaco, un'oppressione interiore, ok, un malessere. E quindi dando forma a questo magone, cosa succede? Che questo personaggio ha un dialogo, ha un confronto, un dialogo con il magone stesso, e a un certo punto gli dice: non ho paura di te adesso. E il magone risponde: perché mi hai dato voce? Ok. E quindi ora ti chiedo: quanto è importante per te esprimere qualcosa, anche ciò che ci stringe da dentro, in questo caso, e in quanti modi possiamo farlo? Ma per me, cioè, detto oggi, per me è fondamentale, quindi sicuramente è stato un... il magone. Il magone. Esprimere. Sì. Io nel senso non... ho scoperto che non mi... Ho scoperto che l'espressione di quelle che sono anche delle cose difficili o legate a delle fragilità o a delle difficoltà è una cosa che conviene assolutamente fare a ogni livello e subito. Quindi tutti i procrastinamenti che ci allontanano da questa verità che tanto c'è e che semplicemente siamo noi che non ci diciamo è assolutamente inutile, è una perdita di tempo, si perde energia, cioè... E però anche questo è stato per me parte di un processo, è stata proprio una scoperta, quindi c'è un commento che ha fatto Maura Gancitano nella postfazione che scrive, che ad un certo punto nomina la vergogna, che io quando l'ho letto ho detto: ah, ma pensa, mi sono stupita un po'. In realtà effettivamente il suo discorso ha moltissimo senso, e anzi delle due forse è un punto che ha a che vedere anche questo col movente della scrittura di un libro, cioè di questo tipo per me, che è la vergogna. Il fatto è che di solito i panni sporchi si lavano in casa, ci sono delle situazioni che, ad esempio, quelli che sono degli stati di malessere finché sono fisici, collegati a una malattia, sono disgiunti dalla colpa, ma siamo in una società in cui qualunque altra cosa che non sia misurabile dalla scienza è legata alla colpa. Che è legata poi alla nostra cultura di derivazione giudaico-cristiana, da cui non scapperemo nessuno. Ma questo tema della colpa fa sì che ci sia un giudizio di fatto su quello che è appunto qualcosa che ti sei andato a cercare in qualche modo, qualcosa su cui se ti fossi impegnato di più avresti potuto fare qualcosa. Non sei abbastanza, no? Quindi qui c'è un giudizio della società o dei medici, o a seconda, su un certo tipo di avvenimento, e il giudizio porta alla vergogna, naturalmente, perché io mi vergogno di stare male perché temo il giudizio degli altri, e questo è legato al nostro occidentalissimo senso di identità, che ci diciamo tanto che sia legato al fatto che ognuno di noi fa questo, fa quello. Io adesso sono qui a parlare, quindi sono un'illustratrice, sono un'autrice, sono questo, sono quello, sono quello. In realtà io sono qui perché ci siete voi, e voi siete qui, ci sono io, cioè nel senso è sempre un incontro. L'identità è molto legata a qualcosa che è un riconoscimento sociale. Non è un caso che se perdiamo il lavoro per qualche motivo perdiamo anche una parte della nostra identità, spesso, non dico tutti, non dico sempre, però è un discorso questo che ha delle radici profondissime. E lo stare male, quando arriva una malattia, è un poverino, c'è qualcosa, ma quando è un problema di tipo psichico e mentale, ancora c'è un retaggio della vergogna e della colpa che... al di là del fatto che non servano, perché non risolvono, ma proprio ostacolano la guarigione delle persone, che si sentiranno sempre più diverse, si sentiranno sempre più isolate, sempre meno comprese, e poi soprattutto la società non ottiene che ci sia una guarigione più rapida e più efficace, più facile. Anche perché qualunque situazione di squilibrio mentale, per esempio, non è un problema solo della persona che la vive, ma tutta la famiglia, sono situazioni disastrose. Quindi questo non voler vedere che non è una colpa e mascherarsi dietro a questa idea è un po' folle, e fa sì anche che chi sta male faccia fatica a chiedere aiuto per tempo.
perché fa di tutto per evitare di farlo vedere e poi magari le cose diventano più gravi e si vedono troppo tardi. Quindi quando Maura ha citato questo tema della vergogna mi sono capacitata io stessa di quanto fosse forte questo elemento per me e di quanto per me abbia poco senso vergognarsi dello stare male e di quanto abbia poco senso che la società in cui siamo ancora sia lì a dire e a stabilire che cosa dell'umano come deve essere. Questa è un po' una... Questa per me è una follia. Ma anche per me, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro tu parli di, in questo caso, di isolamento che riguarda sempre più persone a livello globale. E qui ti chiedo una cosa che ha ovviamente come sempre molte sfumature, varie accezioni. Che cos'è per te un altrove? Perché altrove è una parola che torna anche nel tuo romanzo. E ti chiedo anche se ci sono dei luoghi, immaginari o meno, che hanno un po' il senso, la funzione di rifugio e se sono sempre utili, perdona l'uso di questo, sì, ok, sì. Utili o alle volte rischiano di condurci sempre più in una condizione di isolamento, per l'appunto di emarginazione e magari a livelli ai quali poi non riusciamo più a renderci conto e chiedere aiuto a qualcuno di esterno. Certo, sì, il punto è chiarissimo. È come se tra i due estremi della cruda realtà e dell'incantamento ci sono tante sfumature, tanti luoghi. Diciamo, è come se prendere l'esistenza nella sua cruda realtà, personalmente per me è insostenibile, andare totalmente sull'incantamento, il rischio è proprio quello di perdere contatto con la realtà e quindi anche con l'altro e quindi diventa insostenibile. Quindi siamo, come ha disegnato qualcuno prima, in questo movimento, in questa danza, in questo equilibrio che si muove e si ritrova tra l'incontro con la realtà che per come la possiamo incontrare in quel momento, e dipende dalla nostra consapevolezza, e quello che è l'incantamento. E l'altrove è un luogo che in Moore compare o viene nominato e compare diverse volte, delle volte come rifugio, delle volte come via di fuga in sé, delle volte è una via di fuga che consente una pausa, che consente una tregua, che consente un tempo per ricaricarsi o per o magari così, perché magari a volte le cose sono troppo tutte insieme, quindi è necessario sottrarsi per non andare in burnout da un lato. E anche nella parte magari in cui io ho fatto parlare le bambine, ho cercato di tornare il più possibile, di agganciarmi a dei miei vissuti infantili per fare parlare la parte più infantile, quell'altrove è anche la fantasia, che crea dei magici mondi, crea delle spiegazioni possibili, crea dei sistemi che poi diventano quelli difensivi che ci permettono di sopravvivere magari quando ci sono delle cose del mondo degli adulti che non possiamo capire e non sono neanche digeribili. È chiaro che funzionano in una certa misura, non, anche come tutte le cose non se ne può abusare perché altrimenti il rischio poi di andare un po' troppo prima. Di là. Sì, esatto. Ma intanto sono un fiero sostenitore sia della fantasia che della sottrazione quando il troppo è troppo. Ti chiedo ancora una cosa, questa è molto molto soft, lieve, insomma. Hai un posto, hai un suono, un qualcosa a cui pensi, qualcosa che ti rilassa e che magari utilizzi proprio quando hai bisogno di riappacificarti con te stessa? Una pratica, una... Sì, forse sì. Sì, ce l'ho. Allora... È un percorso sulla voce. Io tipo penso che il percorso a cui sono più legata, che per me è stato più straordinario, ho scuriosato in tante pratiche, in tante cose, perché è una cosa che mi piace fare, quindi la continuo a fare, ma la cosa che mi ha proprio spiazzato più di tutto in senso bello è il lavoro sulla voce, quindi che è un luogo. È un luogo, è il proprio centro. Sì, è un luogo e anche tempo a livello, sì, di ritmi, musicalità. Sì. Posso spoilerare solo una cosa che non ho detto, che non c'è nella... Lo saprete solo voi, forse anche chi vede il video. E questo simbolino qua in alto
che non l'ho codificato nella alla fine. Questo qui è un simbolo che si usa in psicofonia, che è questa una delle, diciamo, dei percorsi sulla voce, dell'essere voce, che è la propria verticalizzazione attraverso tutti i piani e l'espressione di sé. Quindi la voce è il posto. Decisamente, grazie per questo chiarimento, questo modo di volerti concederci qualcosa in più. E io a questo punto chiederei se qualcuno del pubblico ha qualche domanda da fare, Sara è qui per rispondere anche. Mm-hmm. Bene, direi che... Devo dire, non ho ancora letto, però avevo sentito una presentazione a Fahrenheit, mi sembra. Ah, sì. E quello che mi colpisce, anche se non ho ancora letto, è che questo libro, come diceva Norma, il modo di parlarne, cioè l'impressione che se ne ha, e questa cosa, è questa capacità evocativa, cioè questo fatto che sembra conciliare la dimensione intima, che adesso poi se vogliamo, l'autofiction, la romana, eccetera, eccetera, però con questa cosa evocativa collettiva, cioè il fatto, questo senso di come racconti quello che sembra tramandarsi dell'infelicità femminile, no? Ad esempio, c'è una cosa che unisce generazioni, che unisce persone, cioè questo aspetto ha un richiamo abbastanza misterioso, sentendolo raccontare, poi sì. Leggendolo... Certo, ma è che credo che il punto di questo discorso, che comprendo che venga considerato non tanto legato a me, alla mia storia, che sinceramente, cioè, finisce da qui a lì, non è quello il punto, ma diventa interessante nella misura in cui c'è qualcosa che riguarda tutti, non tanto quello che accade, ma il fatto che quando nasciamo in un flusso di persone che sono prima di noi, e tante volte così l'impressione che i riferimenti siano solo il papà e la mamma, in realtà il papà e la mamma sono legati ai loro papà e la mamma, che sono anche i nostri nonni e tutto il resto. Ed è anche, tra l'altro, adesso non è ancora scientificamente provato, perché abbiamo sempre bisogno della scienza per dire che una cosa è vera, ma che non solo c'è il nostro corpo, la genetica, quindi non so, io le mani fatte così e le riconosco in mia madre, gli occhi qua, insomma, quindi non è solo nel corpo, nel funzionamento, nel fatto di essere predisposti a delle cose e all'altre, ma c'è anche un bagaglio emotivo che si trasferisce di generazione in generazione. C'è un bagaglio anche di meccanismi mentali che si trasferisce di generazione in generazione. Quindi adesso, andando solo semplificando, banalmente è ovvio che quando accadono dei traumi, cioè non è un caso, non so, che i ragazzi giovani che, non so, si sono beccati la prima guerra mondiale e anche la seconda, avevano dei traumi, non c'era una società, era una società che doveva ricostruirsi, doveva mangiare, doveva esistere, c'era da lavorare, c'era da rifare. È ovvio che la parte, diciamo, più psicologica, un po' per tempo, un po' per epoca, un po' per tutto, la situazione era difficile che ci fosse, venisse, come dire, trattata anche a livello nazionale, no? E non a caso comunque ha generato negli italiani, ad esempio negli scandinavi no, perché loro le guerre non le hanno avute, il welfare l'hanno potuto pensare 60 anni prima di noi, se non di più, ma anche perché non hanno avuto due guerre, insomma, quindi ci sono anche delle situazioni sociali, economiche, storiche che comunque sia determinano delle esperienze. Il punto è che quello che delle esperienze noi non affrontiamo, nel bene e nel male, rimane in circolo in qualche modo, che non significa che ti si ritorna contro per forza, però in qualche modo agisce, quindi può trasformarsi in un'ansia o può trasformarsi in una rabbia, ed è chiaro che il tempo influisce, la vita influisce in questi non detti, non visti,
perché poi generano delle conseguenze che però non hanno una spiegazione chiara e lineare, quindi a loro volta generano degli effetti che non sono riconducibili alla causa, e quindi diventa, si comincia a ramificare da una solo trauma, si ramificano tante più conseguenze. Quindi è come se nella mia linea materna, è come se ci fosse stato, questa è un'ipotesi, una situazione traumatica forte che non è stata affrontata, non è potuta essere affrontata anche lì, senza metterci la colpa per forza, che ha causato delle conseguenze molto forti e ha generato un movimento di coazione a ripetere, che noi vediamo anche all'interno della nostra stessa vita delle volte, no? Per un certo periodo di tempo, mi capita sempre quella situazione lì, o becco sempre quelle persone lì, quando ci sono tutti quei cicli, no? Se noi usciamo un attimo dall'idea che la nostra vita sia solo il tempo della nostra nascita, della nostra morte, ma se ci pensiamo come un organismo, questo è un po' fantascientifico, mi rendo conto, non è che sto dicendo che sia così, però consideriamo il nostro essere vivi come una forma di un vivente che è fatto di tutte le persone, non solo i nostri parenti, ma tutti, che tutti siamo, allora diventa molto più facile accorgersi che se, non so, mia mamma è stata maltrattata, forse fa fatica a fidarsi e forse fa fatica a insegnarmi la fiducia, banalità. Oppure magari che se c'è qualche cosa che le è stato fatto pagare senza comprenderlo, lei avrà una rabbia che non sa collocare, non sa spiegare, e quella rabbia si trasformerà nel tempo o in rabbia a sua volta o in tristezza. Quindi siamo tutti come umani molto simili, pur essendo ognuno unico, ognuno con la propria storia, e quello non piove, però abbiamo proprio tanti meccanismi che diventano quasi degli automatismi, e vederli estingue il magone, forse. Ci sono altre domande? Grazie per la domanda. Cioè, mi ha veramente colpito, infatti abbiamo sentito che c'era una cosa, comunque chiama. Ci sono dei libri che hanno questa. Comunque è molto interessante. Ah sì, poi ci sono un sacco di studi interessanti, cioè proprio un mondo stupendo. Una prospettiva, sì. Ok, vedo una domanda in arrivo. Visto che appunto hai parlato anche di ciclicità, di cose che ritornano, proprio tecnicamente tu le hai insegnati, ma non ho visto, ma cronologicamente, cioè in ordine come appaiono, oppure hai fatto delle cose in ordine diverso in queste ritornate? Visto che è durato tanto, perché sì. Ma il libro è articolato in due parti, una parte è ambientata inizia in Svezia negli anni, fino agli anni 50. E segue un andamento cronologico e poi c'è un salto in avanti e riprende e procede e poi ad un certo punto comincia un po' a schizzare da tutte le parti. E tu le dici mantenendo ordine presenti nel libro o è seguito degli ordini? Fino a un certo punto ho seguito l'ordine cronologico, poi dopo ho seguito un ordine di senso. E l'ordine cronologico, insomma, il tempo andava in avanti e indietro, non è troppo ping pong, quindi ho cercato di ridurre, perché sennò poi ci si confonde, vedo che si crea confusione, però è stato tutto cronologico fino a che non diventa di senso. Nella seconda parte, a un certo punto, proprio c'è un cambio di ordine, di accadimenti, del modo in cui sono organizzati. Sì. Domanda, quei simboli sono tutti creati da te o c'è un repertorio? Allora, c'è anche il repertorio lappone, cioè quindi in una parte sì, nell'ultima pagina qui ci sono gli stessi disegni che sono nel tamburo con il loro significato e alcuni sono proprio quelli lapponi che io in qualche modo ho preso in prestito e ho copiato, e poi ce ne sono altri che sono i miei neologismi del mio tamburo, quindi cercando di rispettare il tipo di segno e la semplicità, ma adesso io qui ne ho potuti usare pochi, ma ci sono delle tavole con dei disegni che sono bellissimi, perché sono palesemente semplici, evolutamente semplici, hanno qualcosa di arcaico,
Ma alcuni sono veramente molto molto espressivi, quindi è stato proprio bello andare a scoprire tutti i tipi di... Possiamo costruire anche dei messaggi, dei pensieri, cioè mi arriva il parallelo con i caratteri cinesi? Ah, no, lì è proprio, sono proprio dei richiami, ad esempio per dire ci sono delle figure, che adesso qua sono lontana, però che richiamano delle dee. Per dire, per loro la dea madre, chiamiamola così, che si chiamava Maderaka, credo, è la dea che aveva la funzione di proteggere l'infanzia, perché se non si è dei bambini felici non puoi essere un adulto sano. Quindi loro erano in protezione dell'infanzia proprio perché era la condizione sine qua non un adulto potesse essere sano, equilibrato e felice, no? Perché poi... Non ci dimentichiamo che, cioè, non è che dobbiamo arrivare alla fine per forza distrutti da questo consumismo. Che tu sappia, Sara, ti faccio anch'io una domanda. Che tu sappia, da qualche parte c'è un museo, una collezione? Ah, non lo so. Sai che non lo... C'è questo libro pubblicato da Delphi un po' di tempo fa, scritto in un modo buffo da questo signore Lappone, che ha fatto questa... diciamo questa operazione di raccolta di tutti gli usi e costumi loro, e poi ci sono proprio delle tesine, delle ricerche, di solito li trovi o in finlandese o in svedese o in inglese, dove ci sono tutte queste cose. Secondo me nel nord, cioè là ci sono i punti dove anche per i turisti hanno riprodotto delle cose, non so se ci sono tutti riuniti in un museo, questo non lo so. Mi documenterò, sì. Ed è un motivo in più per andare al nord, sicuramente. Ti giro dei link, gira. Comunque, sì. Va bene, io direi di concludere. Ringrazio ancora Sara Garagnani per la sua presenza e per il modo in cui ci ha raccontato, si è raccontata, che ho trovato davvero bello, interessante sotto tutti i punti di vista. Ringrazio voi per la presenza, ringrazio ancora le biblioteche. Grazie a tutti. Ad editore. Grazie. E la Gulliver. Grazie.